Lei a margine di questa conferenza stampa ha incontrato anche i dipendenti dell'Air One Technics. C'è un paradosso, c'è un gruppo di imprenditori all'abruzzese pronto e disposto a prendere in carico i lavori della ex azienda Air One Technics, però non si lascia sbloccare questa situazione. Lei ha annunciato che 3 giorni fa ha incontrato la Diaz Sabelli di Alitalia. Sì, devo dire che questa è una questione di cui mi sto occupando da un po' di tempo. L'ho ripresa per i capelli, questa nel momento in cui fu fatta l'operazione all'Italia, cioè della Nuova Italia, questa società dell'Air One Technics, sapete che c'è stata anche la fusione con Air One, fu insomma non contemplata nella base degli accordi, per cui fu lasciata insomma in sostanza al proprio destino. Questo significa mettere delle professionalità, dei lavoratori in difficoltà da un punto di vista proprio sociale e familiare, ma questi lavoratori però sono lavoratori che non erano una società in perdita, cioè non avevano delle scarse capacità, e quindi mi sono dedicato appunto per cercare di recuperare questa questione che era ormai compromessa. L'amministratore delegato dell'Italia mi ha detto che loro sono disponibili a autorizzare questo passaggio di gestione di quote e di dare anche commesse aggiuntive da parte dell'Italia, a condizione che però ci sia una base, di un piano industriale, soprattutto già delle commesse in portafoglio che possano far pensare che le commesse dell'Italia aggiuntive garantiscano almeno l'equilibrio, se non la redditività dell'azienda. Questo perché loro temono che, dovendo dare delle commesse a una società che poi è in perdita, magari perdono in servizio, perdono in problemi sindacali e difficoltà di questo genere. Quindi sono in contatto con il ministro delegato dell'Italia, che mi si è reso disponibile, e quindi vediamo nei prossimi giorni se questa operazione potrà andare a buon fine. D'altra parte, la cordata abruzzese trova difficoltà a dare i nomi delle commesse già acquisite o acquisibili per motivi di riservatezza commerciale, quindi siamo in una sorta di cul-de-sac. Da un lato loro ti dicono: ti diamo commesse aggiuntive se tu mi dici che hai delle commesse già che possono garantire equilibrio; dall'altro loro dicono: io non ti posso dare le commesse che ho acquisito, perché che penso di acquisire, perché altrimenti potrei darti un mio, diciamo, informazione riservata commerciale che tu potresti sfruttare in altro modo. Quindi la situazione è un po' in cul-de-sac, vediamo un po' come si può chiudere. Oggi ho acquisito una buona disponibilità da parte della cordata abruzzese, che sembrerebbe sostenere che può accettare anche la rilevazione di questa società anche senza le commesse aggiuntive in questa fase. Se così fosse, io credo che la situazione si sbloccherebbe.